Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono qui con un video molto rapido per farvi vedere le nuove metiche, i nuovi personaggi e gli slot ovviamente aggiuntivi che hanno messo con Call of Duty Ghost, con quel mini DLC che è stato inserito più o meno da 3-4 giorni. Come sapete ragazzi ci sono vari personaggi in più, armi non ce ne sono in più, però anche le mimetiche sono molto carine, alcune sono veramente banali, altre sono molto simpatiche che possono essere acquistate più o meno ragazzi, perché spendere 2 euro per una mimetica prende un po' alle palle alla fine, 1,99, 2 euro, quello che cazzo è. Preferirei spendere 2 euro per un personaggio piuttosto che per una mimetica. Comunque sì, ragazzi, andiamo a vederli un pochettino queste mimetiche. Io ovviamente ve le carico. Andiamo su. No, il mio personaggio è questo. Come potete vedere, ragazzi, ad esempio, andiamo su speciale perché ovviamente sono in speciali. Allora, ci sono il classico cobra furtivo e tutta mimetica. Poi è presente Elias. Ragazzi, Elias è uguale al Ghost classico che potete ottenere ovviamente avendo il Season Pass di Call of Duty Ghost. Come potete vedere, l'unica cosa che cambia è che ha una borraccia, che è una specie di borsettina versione Gucci, quelle incollate, due granate in argento, due palle in argento e la foderina per il coltello, sembrerebbe sì, non lo so che cazzo sia. Vabbè, quella è la differenza che cambia principalmente dal classico Ghost a Elias. Mamma mia che differenze, pur porca puttana, 2 euro da spendere per una minchiata del genere. Poi ovviamente passiamo a Ash, uno dei figli di Elias, che ovviamente qui lo troviamo invece con una classica mimetica normalissima di un giocatore, con la faccia dipinta da Ghost. Sinceramente fa veramente cagare, devo essere sincero, sembra un minchione, tutto colorato di nero, proprio non va visto. Infatti non capisco, cioè se lo prendete veramente ragazzi, non lo so cosa ci trovate in lui, ma a me non sembra niente di speciale. L'unica cosa bellina è che i caricatori sulla gamba sinistra, quello sì, è bellino più o meno. Merrick, ragazzi, questo è un altro di quelli che mi piace veramente tanto. L'unica pecca è che è rasato e scuccato, come si può dire. Non è, cioè, non è malvagio, devo essere sincero. La mezza bandana con la maschera di Ghost sì, è figa, cazzuta, fa molta paura, anzi, fa molta scena. Ovviamente con i badger d'oro fa ancora più scena. La mimetica è sempre la stessa, l'uniforme è sempre la stessa, con questo ha solo una palla d'argento, una granata d'argento, e il caricatore anche lui sulla gamba sinistra, con una pistola sulla gamba destra, che ovviamente non avremo mai la possibilità di usare, visto che io secondaria non ne ho, però ce l'ha nella gamba, lasciamo così. Ragazzi, il mio preferito, Keegan, ovviamente, l'ho preso subito, guardate, con i 4 visori notturni negli occhi, veramente una figata, anche se dovessi essere sincero, io mi chiedo come cazzo faccio a vedere gli avversari, perché ovviamente, rendetevi conto, averli in faccia questi 4 binocoli, avete un angolo veramente minimo di visione alla fine, è veramente una cosa brutta, però sinceramente è uno dei personaggi più fighi, Keegan, da utilizzare nel multiplayer. E ovviamente adesso passiamo al capitano Price, il migliore. Anzi, diciamo la merda, perché ha delle vera è veramente fatto in bassa qualità, proprio peggio di. Cioè, ovviamente Elias, Ash, Merrick e Keegan sono fatti benissimo. Lui, guardate, sembra un tamarro, una cagata. Guardate pure, guardate i pantaloni come sono fatti. Sembrano fatti di fodera bucata, cazzo, quella che usano i barboni. Non lo so, l'unica cosa bellina è che c'ha un badger d'oro, c'ha un coltello, c'ha un paio di tasche, quel capellino non va visto. Magari se lo mettete bianco o nero è più apprezzabile, ma è sempre una cagata, è brutto da vedere. Questa barbetta incolta fa cagare, sembra non neanche definita, vabbè, non fa neanche ad avvicinarsi, quindi lasciamolo lì, ragazzi. E questi sono i personaggi nuovi che hanno presentato col mini DLC di Call of Duty Ghost. Adesso passiamo, ragazzi, alle mimetiche, è vero? Perché ve ne metto una, guardate, io ho preso questa. Ah, ovviamente c'è il grido di guerra, che è la nuova mimetica, con la nuova mimetica che ovviamente utilizzi, vinci nella guerra nel clan Diamante, quello che cazzo è, nelle guerre tra clan divisione Diamante, ecco. E poi ovviamente grido di guerra, poi c'è circuito che è molto bellina sulle armi, vedete come rimane con questa specie di circuito blu e azzurrognolo, molto blu elettrico.
Poi abbiamo gatti spaziali che ovviamente non ho comprato perché sembra molto una presa per il culo per Bimbi Minchia. Poi ovviamente molti lo prendono, sinceramente metterselo con lo scudo è anche simpatica come cosa. Però non mi piace come riveste, diciamo, il mio Emetar o il mio Honey Badger. Il Capitano Price, che è molto simpatica come mimetica, però è molto simile al Rosso o al Conte Giuccisioni. Ghiaccio l'avevamo già, festività ce l'avevamo già, paperelle, che anche quello avete visto in giro, le fiamme che non hanno niente di speciale, e basta. E poi ovviamente abbiamo, cosa abbiamo? Ah, 5 slot extra che servono per ampliare il proprio arsenale di armi. Così ad esempio, guardate, Keegan, cattivo perso col coltello. Comunque avete altri 4 slot per poter mettere le armi. E niente, finito lì. Queste sono le principali, diciamo, cose messe in questo mini DLC di Call of Duty Ghost. Diciamo che l'unica cosa per cui vale la pena comprare sono i personaggi che sono cazzutissimi, a me piacciono troppo, tranne il Capitano Price. Ah, ragazzi, mi stavo scordando che ovviamente con le mimetiche e con Capitano Price avrete anche le toppe, tipo questa toppa con ammazzali tutti, pericolo d'incendio, questa no, macchina da guerra starnazzante, cortocircuito. Visto come graffio, miau, che ovviamente sono cose anche queste molto banali. Io non voglio fare esempi, però, cioè, devo fare un esempio. Puff, per forza devo fare un esempio. Adesso guardatevi questa cazzo di cose, questi sfondi, fanno anche questi cagare. Capitano Price forse è uno dei più bellini perché c'è lui dietro, fatto più o meno bene. Io vi vorrei ricordare le mimetiche di Ghost, sì, di Ghost, di Black Ops 2, quella Drago e quella Cyborg, che si illuminavano tipo nel cecchino, nelle armi che avevate, io ce l'avevo nell'MSMC, che era una cosa strepitosa. Provate a paragonarle con queste mimetiche di merda e capirete subito che ovviamente diciamo, un divario abbastanza grandicello. Quindi ragazzi, questo era il pacchetto, il mini DLC di Call of Duty Ghost. Come sempre, spero che vi sia piaciuto il video. Vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace. Mi scuso ancora perché sto ritardando così tanto il Fuck You Time. Lo sto creando, sono, diciamo, già la terza domanda. Non ho avuto tempo purtroppo perché ho avuto vari impegni in questo inizio settimana. Cercherò di farvelo questa settimana, sperando il sabato. O mercoledì, boh, vediamo. Penso che più sabato che mercoledì. E quindi niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bella raga.